Il romanzo cui è riservata la conversazione di quest'oggi è Il partigiano Johnny del 1968. Il suo autore è Beppe Fenoglio. Si tratta di un caso abbastanza raro, di un capolavoro che esce incompiuto e postumo a 5 anni dalla morte del suo autore. Fenoglio scomparve infatti nel 1963 a soli 41 anni. Era nato ad Alba, in provincia di Cuneo, in Piemonte, il 1° marzo del 1922. Suo padre, Amilcare, di modeste origini contadine, un uomo mite, antifascista, socialista, gran lavoratore, era originario di Monforte, uno dei paesi più tipici della Langa piemontese. Da una sella delle colline di Dogliani vedo Monforte. Ci nacque mio padre e in ogni modo lo frequentarono i vecchi Fenoglio. I vecchi Fenoglio che stettero attorno alla culla di mio padre, tutti vestiti di lucido nero, col bicchiere in mano e sorridendo a bocca chiusa, che sposarono le più speciali donne delle Langhe, avendone ognuno molti figli, almeno uno dei quali segnato. Così, senza mestiere e senza religione, così imprudenti, così innamorati di sé. Io li sento tremendamente, i vecchi Fenoglio. Pendo per loro, chissà se un futuro Fenoglio mi sentirà come uno di loro. Vi abbiamo letto una delle pagine più toccanti del diario, anch'esso di Fenoglio, anch'esso edito naturalmente postumo. Beppe studia alle scuole elementari di Cuneo, a Cuneo compie il ginnasio e l'inizio del ginnasio coincide per lui con la scoperta folgorante dell'inglese sotto la guida di una appassionata professoressa. Chi ha ascoltato i suoi concitati sfoghi letterari sa come si esaltava a citare testi e brani degli scrittori inglesi di quell'epoca, a scandire il suono delle parole inglesi, a spiegarne l'intraducibilità o il bisogno di reinventare l'italiano per adattarlo alla forza di un'altra lingua. È la testimonianza di un caro amico, Felice Campanello, che gli fu vicino per tutta la sua breve esistenza. Più volte siamo al uno dei suoi insegnanti, che si rivelò poi uno dei più autorevoli interpreti di Heidegger in Italia, il filosofo Pietro Chiodi. Più volte mi disse che da adolescente aveva spesso sognato di essere un soldato dell'esercito di Cromwell, con la Bibbia nello zaino e il fucile a tracolla. Abbiamo insistito su questa apertura appassionata all'inglese innanzitutto come lingua, all'inglese come letteratura, all'inglese anche come modello di società e di civiltà, perché questo fu una delle componenti davvero del lavoro di narratore di Fenoglio. Dunque un provinciale, giacché Alba è una città di provincia, un provinciale piuttosto appartato e piuttosto severo, ma di cultura europea e in particolare di profonda conoscenza della civiltà non solo letteraria ma anche anglosassone. Naturalmente Fenoglio passa la maturità, si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, non completerà mai gli studi, 8 esami in 2 anni, ma soprattutto perché, come tutti sapete, nel 1943 scoppia quella sconvolgente esperienza che è la guerra, poi la guerra civile e naturalmente la resistenza. Nel gennaio del 1944 Fenoglio si unisce alle prime formazioni partigiane. Nel settembre di quell'anno
lui e il fratello sono sulle colline delle cosiddette Langhe del Sud o Basse Langhe, dove si uniscono alle formazioni autonome militari, i cosiddetti azzurri o badogliani, e in quella veste il 10 ottobre Fenoglio prende parte alla liberazione epica della città di Alba. La città purtroppo rimarrà in mano ai partigiani solo fino al 2 novembre. La repressione dei fascisti dopo la riconquista di Alba è terribile, grazie anche all'intervento delle forze tedesche, un rastrellamento di dimensioni colossali che costa la vita a centinaia di partigiani. Insistiamo su questo episodio e su questa esperienza perché, come subito vedremo, è un episodio cruciale per la formazione non solo umana di Fenoglio, ma per quella dello scrittore. Rastrellamento incalzante e senza respiro, rotta naturalmente dei partigiani verso le alture, un lungo stallo nelle operazioni di resistenza durante l'inverno. I partigiani sono spesso nascosti anche ad uno nelle spallette, nei dossi delle colline delle Langhe, e tra l'altro proprio Fenoglio in proprio trascorrerà da solo l'inverno, quell'ultimo inverno, in un terribile isolamento. A febbraio del 45 inizia quello che si chiama nel gergo militare il reimbandamento, il periodo più duro è passato. Tra marzo e maggio, proprio grazie alla sua eccezionale conoscenza dell'inglese, Fenoglio fa da ufficiale di collegamento tra le varie missioni alleate, partecipa alle ultime battaglie e il 19 aprile è, come tutti sapete, del 45, la grande giornata della liberazione. Fenoglio torna alla sua vita civile. La mia laurea, dice alla madre che insiste perché concluda gli studi universitari, me la porteranno a casa e sarà il mio primo libro pubblicato. Basta questa battuta che la madre anziana ha riferito ad uno dei suoi intervistatori per capire che ormai, proprio da quella cruciale esperienza della resistenza ad Alba nelle Langhe del Sud, Fenoglio ha tratto una decisione irremovibile. Era uomo, tra l'altro, come accade spesso agli uomini del Nord e del Piemonte in particolare, che prendeva poche decisioni ma non era disposto poi a rinunciarvi. Scrivere, scrivere senza riposo. Io glielo dicevo sempre di studiare, ma lui aveva la passione dello scrivere. Gli trovavo sempre foglietti scarabocchiati dappertutto, anche sotto il letto. Scriveva la notte, per tutta la notte. A volte aveva delle ispirazioni che lo raggiungevano quando cenavamo. Si precipitava allora nella sua camera e stendeva degli appunti veloci, nervosi, mentre lui stesso in quegli attimi fremeva nervosissimo e teso per lo sforzo non indifferente e per l'ansia che lo rodeva. Scrivere che cosa? E lo dirà in una lettera ad un amico che troveremo tra breve come uno degli eroi del partigiano Johnny: voglio scrivere una grossa cronaca di tutta la nostra vita in collina. Notate la parola cronaca, dovremo tornarci, perché per Fenoglio questo sostantivo era tutt'altro che neutrale, aveva un preciso riferimento alle nostre origini letterarie e, voglio dirlo subito, ai grandi cronisti italiani del 2 e del 300. Intanto nel 1947 Fenoglio accetta di cominciare a lavorare in una azienda vinicola di Alba e farà questo tutta la vita, fino a diventarne procuratore, e rifiutando anche
offerte alle tanti di altre ditte più prestigiose della sua. Lui stesso ammette con gli amici che si tratta di un impiego noioso, che però ha il vantaggio di lasciargli molto tempo per scrivere. Un giorno imprecisato della fine degli anni 40, sul tavolo della nostra sala da pranzo comparve una macchina da scrivere e da quel momento, per tutti gli anni a venire, vi troneggiò. Nessuna visita fu mai così importante, nessun ospite per noi fu così illustre da far traslocare in altra sede il suo armamentario di scrittore. Né mai mi riuscì, senza incorrere nell'ira furibonda di Beppe, di spostare anche solo provvisoriamente per le mie piccole legittime esigenze qualcuno di quei piloncini di carte che invadevano quel tavolo. E questa volta la sorella Marisa Fenoglio, che ha trascorso tutta la vita successiva all'estero, moglie di un alto dirigente industriale, e che in anni recenti per l'editore Sellerio ha voluto scrivere un libro preziosissimo di memorie sul prestigioso fratello. Nel 1952 Fenoglio esordisce, ed esordisce nella più prestigiosa collezione di letteratura che allora si conoscesse, i gettoni di Einaudi, diretti da quel grande animatore culturale, nonché prestigioso scrittore improprio, che risponde al nome di Elio Vittorini, ed esordisce con un libro che ha un titolo non equivoco, I 23 giorni della città di Alba, il libro che ricrea proprio la presa dei partigiani della città, la conquista durata, come il titolo dice, soltanto 23 giorni e poi, come abbiamo cercato rapidamente di riassumere, la ripresa in mano del nemico tedesco, i rastrellamenti, gli eccidi enormi, sanguinosi che succedettero a quella conquista. I 23 giorni della città di Alba fa conoscere per la prima volta questo sconosciuto cuneese che vive di un modesto impiego aziendale, ha scrittori autorevoli, Alberto Moravia, che subito lo invita a collaborare a nuovi argomenti, Anna Banti, la autorevole direttrice della rivista fiorentina Paragone, Carlo Bo e Giuseppe De Robertis, due dei più prestigiosi critici militanti del momento, che scrivono intorno al libro recensioni molto favorevoli. I 23 giorni succederà un vero e proprio romanzo, cioè La Malora, che esce ancora una volta nei gettoni di Einaudi, sempre diretti da Vittorini, due anni dopo, nel 1954. Un romanzo questa volta non più resistenziale, ma di ambiente contadino, con un titolo, La Malora, che allude alla sventura che si abbatte sulle comunità contadine quando il tempo è cattivo e i raccolti sono dunque poveri. Vittorini purtroppo, dico purtroppo per i destini successivi di Fenoglio, scrive con quella franchezza che lo contraddistingueva, lui autodidatta siciliano salito al nord, un risvolto firmato fortemente polemico verso, cito, i giovani scrittori dal piglio moderno e dalla lingua facile. Il romanzo non gli è piaciuto, o per meglio dire non lo ha persuaso del tutto, se no non l'avrebbe pubblicato, lo ha pubblicato prendendo tuttavia le distanze da questo romanzo. Fenoglio è estremamente amareggiato da questa quarta di copertina, deve come dire, ammettere a bocca storta, per così dire, a bocca amara, che proprio chi lo pubblica non lo considera uno scrittore riuscito del tutto. Pensa già a un terzo libro, e il terzo libro sarà in qualche modo, come ormai i filologi hanno dimostrato, la prima parte di quella famosa cronaca di tutta la nostra vita in collina, che avrebbe voluto scrivere in maniera organica e di cui, come vedremo, il Partigiano Johnny sarà la parte seconda, non pubblicata, incompiuta e postuma. Qualcuno mi dice, vattene lontano da Alba,
rispondo che non ora, dopo, c'è tempo, devo prima scrivere il mio terzo libro che parlerà d'Alba, ma un libro su Alba è meglio scriverlo in Alba o lontano da Alba? È ancora una frase ironica che abbiamo tratto dal diario. Naturalmente questa interrogativa è una interrogativa retorica. Fenoglio non abbandonerà mai la cittadina natale, ed ecco che il terzo libro, primo delle due parti di quella grande cronaca partigiana, Primavera di bellezza, esce nel 1958, ma esce non più da Einaudi, visto che quel risvolto di Vittorini ha profondamente offeso Fenoglio, ma da Garzanti, che dopo la delusione per il trattamento ricevuto si è fatto sotto con lui e lo ha persuaso a pubblicare sotto la sua sigla un nuovo libro. Nel firmare il contratto con Garzanti, Fenoglio firma una clausola di cui forse non si renderà conto del tutto all'atto della firma, di una opzione in esclusiva, quindi di un'esclusiva vera e propria, di 5 anni per i suoi inediti. Intanto si è messo a lavorare, e a lavorare duro, alla seconda parte di quella che ormai abbiamo capito essere la grande cronaca, e che tuttavia egli pensa come un romanzo autonomo e in qualche modo autoconcluso rispetto a Primavera di bellezza, e che verrà raccolto da studiosi e critici successivi, giacché Fenoglio, anche se è diventato dopo Pavese lo scrittore più popolare del piccolo grande mondo delle Langhe, e Fenoglio, dicono gli amici, inorridiva quando qualcuno lo diceva epigono di Pavese o lo considerava scrittore di ispirazione contadina o provinciale, ma non se la prendeva, non polemizzava, perché quanto si diceva su di lui in fondo non lo interessava minimamente. Fenoglio, dico, scopre, e i suoi familiari scoprono con lui, di essere malato di un male incurabile. È stato tutta la vita un spaventoso, accanito fumatore, e il fumo si sta prendendo la sua rivincita. Viene colpito da un'emotisi, in un primo tempo si pensa ad un mare di natura tubercolare, ma presto la diagnosi è impietosa, si tratta di cancro ai bronchi. Un male che lo condurrà, lo abbiamo già detto, ad una morte precoce a solo 41 anni. Il mio nome, le due date che sole contano, e naturalmente, come avrete inteso, sono le date di nascita e le date di morte, e la qualifica di scrittore e partigiano. È quello che lascia scritto, consapevole, in un grande ospedale torinese, che gli restano pochi giorni di vita, ai familiari, per la lapide funeraria. A 41 anni Fenoglio dunque muore, lasciando una gran parte dei suoi scritti inediti, ma in particolare il Partigiano Johnny. Qualcuno che ha il privilegio di leggere il romanzo in dattiloscritto, sono i familiari che glielo consegnano, si tratta di uno dei grandi studiosi non solo di Pavese ma di Fenoglio al tempo stesso, Lorenzo Mondo, che sarà l'editore di questo romanzo, si rende conto, e lo scrive a chiare lettere, di trovarsi davanti, senza eccessi retorici, senza esagerazione nella definizione, ad una moderna Iliade. Che cos'è e che cosa racconta dunque il Partigiano Johnny? Racconta l'epica, e ormai è il caso di dirlo, visto che il raffronto così autorevole fatto con il primo dei due grandi poemi omerici, racconta la guerra sulle tristi colline intorno ad Alba, dove la morte è sempre in agguato per i partigiani. Johnny, che abbiamo già visto comparire
in primavera di bellezza, dopo essere vissuto per qualche tempo all'indomani dell'8 settembre del 43, rintanato nei dintorni del paese natio, si congiunge da capo ai partigiani in battaglia, intendendo così reintegrare la propria dignità di uomo. È proprio quello che Fenoglio scrive, che cito alla lettera. Sfugge ad una retata dei fascisti verso i renitenti alla leva, in un primo tempo si aggrega ai cosiddetti partigiani rossi, uomini che arrivano dalle contrade più diverse e dalle esperienze anche più diverse, che costituiscono ai suoi occhi un drappello esiguo e molto male armato, e insieme ad essi vive alla macchia, in quel tipo di esistenza che solo chi partecipò a quella singolarissima esperienza di guerra civile imparò a conoscere. Giorni lunghi, di lunga noia, perché privi di episodi di rilievo, giorni invece di terribile apprensione, diciamolo pure, di angoscioso terrore dinanzi agli improvvisi attacchi dei nemici, giorni di gioia per un'azione andata a buon fine, come per esempio la cattura di un prigioniero avverso. Quando i rossi, così male in arnese, sbandano, in seguito ad un'azione congiunta dei tedeschi e dei fascisti, Johnny se ne distacca e, dopo avere cercato se mai gli fosse possibile di tornare, ma è un ritorno impossibile, ad Alba, la città è presidiata dai nemici, si unisce, come accadde realmente, lo abbiamo già detto, a Beppe Fenoglio, agli azzurri di Badoglio, che hanno truppe più consistenti e in cui comunque l'antifascismo è ben chiaro. Può a quel punto Johnny, il mitico Johnny, pur non sottoscrivendo il credo politico dei suoi nuovi compagni, sentirsi realizzato, addirittura, l'espressione è certo usata con Fenoglio con un minimo di amara melanconia e ironia, come uno splendido Robin Hood. Così l'aveva del resto definito un suo compagno di battaglia, Corradi, un suo professore degli anni giovanili del liceo di Alba, in cui è facile riconoscere il già citato filosofo heideggeriano Pietro Chiodi. Così Johnny si mette agli ordini di Nord, il capo indiscusso delle basse langhe, un uomo di cui ammira anche la bellezza maschia ed elegante, si lega d'amicizia a Pierre, un giovane ex ufficiale d'aeronautica, e trova un amico fedele anche in un ex sergente del Regio Esercito, ormai disperso, il siciliano Michele. Con loro è protagonista di tutta una serie di azioni che culminano ancora una volta, evidentemente quell'episodio cruciale non poteva più dimenticarselo, nella conquista di Alba, prima città libera d'Italia. Vittoria effimera, lo abbiamo già detto, i 2000 e più partigiani che avevano preso parte all'assalto vittorioso si riducono in breve a 200, la città capitola ai fascisti e inizia il lungo periodo di interminabili vagabondaggi sotto l'incubo continuo di agguati improvvisi, un vero e proprio stillicidio di angosce e di sovrassalti di paura. Johnny, Ettore, Pierre non si sottraggono a questo destino, compiono anzi delle esaltanti e rocambolesche avventure tra le colline che riecheggiano senza tregua di spari e di cannoneggiamenti, peregrinano di cascina in cascina sotto il morso della fame, mentre Radio Londra seguita a trasmettere degli appelli ai partigiani perché ritornino nelle loro case per riunirsi semmai uno con l'altro nell'avvento della primavera. È una fuga esaltante e al tempo stesso atroce. Pierre si ammala, Ettore
viene catturato dai fascisti, Johnny è solo ormai ad affrontare le insidie evidenti e quelle più nascoste, quelle ad esempio delle spie, che gli si presentano a volte all'improvviso nella campagna intorno ad Alba. Finalmente arriva la fine di gennaio, la ricomposizione delle file partigiane, tutti esultano, ma l'euforia svanisce dinanzi ad un nuovo ennesimo attacco nemico. Qui il romanzo si interrompe. Abbiamo già detto di trattarsi di un libro non solo postumo, ma incompiuto, e quanto basta tuttavia per farci capire, e la critica ormai in questo è pressoché unanime, di trovarci davanti ad un capolavoro, non finito certo, ma l'epopea di questo irreducibile guerriero solitario, una sorta di moderno Ettore più che un Achille, perché di Ettore ha anche tutta la consapevolezza della propria fragilità, la consapevolezza del finito, della finitudine dell'essere umano, mentre il greco Achille era figlio di dei e convinto per ciò stesso d'essere invincibile. Questa epopea di questo Robin Hood della resistenza ha qualcosa davvero di grandioso, e soprattutto è in una tradotta in una scrittura che ha qualcosa veramente di epico. Intanto nella descrizione dei paesaggi, e Fenoglio su come trattare il paesaggio naturale, le colline, i boschi, gli anfratti, i torrenti spesso disseccati o all'opposto nell'inverno ghiacciati dal gelo, ha idee molto chiare. Ha ripetuto a lungo sia nei racconti d'esordio sia anche attraverso le rade interviste che gli vengono chieste dai giornalisti letterari, che il paesaggio è per lui l'anima della terra. Qualcosa dunque che non va descritto solo nella propria fascinazione estetica, nella bellezza che quello squarcio di creato ha volta a volta a secondo delle prospettive in cui gli individui e i partigiani restano pur sempre uomini ammirati a volte di un improvviso orizzonte o di un magnifico tramonto che gli si crea dinanzi in pochi istanti, ma quel paesaggio è qualcosa che lo richiama ad un al di là più alto. Fenoglio, lo hanno testimoniato la moglie, i parenti, gli amici, a partire dalla prima giovinezza rifiutò di perseguire quella che nelle città di provincia è una sorta di consuetudine, cioè la partecipazione ai riti della religione cattolica in cui era nato, in cui era cresciuto e in cui era stato educato, ma aveva una visione fortemente mitica del creato. In questo davvero era in qualche modo ancora una volta un puritano inglese, un uomo di Cromwell, come un segno tangibile di una presenza immanente, non dunque l'idea della religione come trascendenza, ma l'idea della religione come immanenza, come presenza di qualcosa di luminoso, di indecifrabile e di ineffabile, ma che comunque nelle opere e nei giorni della terra, il paesaggio, ripeto, come anima della terra, è dato riconoscere e davanti al quale non è patetico ritrovarsi ammirati. Poi l'idea di un'esistenza, e questo è l'altro grande secondo tema di questa moderna Iliade, l'idea di un'esistenza continuamente in bilico tra la vita e la morte. La morte non come
un destino che, ahimè, sappiamo per tutti noi è amaramente ineluttabile, ma davvero come un termine di confronto del vissuto, un qualcosa in cui è necessario prepararsi e ci si prepara alla morte vivendo. Fenoglio aveva presente il verso di quel grande poeta italiano del Novecento: la morte si sconta vivendo. E questa era proprio il credo suo, ed è, diventa immediatamente il credo di Johnny, proprio perché si professava come non partecipante ai riti e dunque alle visioni di una determinata religione, nel suo caso la cristiano-cattolica, Fenoglio aveva l'idea di una morte come una sorta di conflitto permanente in cui l'individuo poteva provare fino in fondo la nobiltà del proprio sentire, la dignità del proprio atteggiamento. E questo è il trattamento di questo tema così radicale, così definitivo, un tema che in qualche modo fa da cartina di tornasole della statura dello scrittore che si sente di affrontarlo, c'era, e forse Fenoglio non fece mai tempo a rendersene conto, la prova più palpabile della sua statura di scrittore di vocazione. Non è da tutti gli scrittori, non è da tutti i narratori, non è da tutti i poeti misurarsi con Thanatos. Assai più facile, per dire la morte con la parola degli antichi greci, assai più facile, e tutti gli scrittori lo sanno, è misurarsi con Eros, con l'amore che è una delle forme di rispecchiamento dell'insorgenza della vita, della sua epifania continua e incessante. E la morte è, come tema letterario, la prova del nove del talento di uno scrittore. La critica mi ha seguito e mi segue con una certa attenzione, in misura superiore, devo dire, all'aspettativa di un scrittore appartato e amateur-like, traduco questa parola composta tra il francese e l'inglese, dilettante, quale io sono. Le recensioni a tutt'oggi sono numerose e, per quel che riguarda la sostanza, variano dal moderato elogio alla stroncatura selvaggia. In linea generale, il mio atteggiamento di fronte alle sentenze della critica è quello già configurato da altri scrittori e comune, penso, a tutti gli artisti. Stupore per quello che i critici sanno trovare nel tuo lavoro e altrettanto stupore per quello che non sanno trovarci. Scrivo del resto per un'infinità di motivi, per vocazione, anche per continuare un rapporto con un avvenimento che le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per giustificare i miei 16 anni di studi, non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, anche per restituirmi sensazioni passate, per un'infinità di ragioni, insomma, non certo per divertimento. Ecco, di questa bella confessione che Fenoglio rilasciò ad un critico e poeta romano, Elio Filippo Accrocca, che attendeva in quegli anni, i primi mesi, per l'esattezza del 60, 1960, a comporre un volume di ritratti su misura di scrittori italiani, questo è il titolo del volume. In questa bella e rara confessione di Fenoglio c'è un paio di passaggi che sono proprio una sorta di
lettura tra le righe, quasi un sottotesto, a Il partigiano Johnny. Le risottolineo anche per continuare un rapporto che un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile. Quel avvenimento che le convenzioni della vita hanno reso impossibile è naturalmente, come avete sentito, la resistenza. Per Fenoglio, a differenza di altri molti scrittori suoi coetanei e anche più giovani di lui, la resistenza ha avuto come tema letterario uno sviluppo di insolita larghezza nel panorama delle nostre lettere. Numerosi libri di studiosi, di italianisti sono dedicati anzi a trarne una sorta di compendio. Per Fenoglio la resistenza fu davvero l'avvenimento cruciale della propria vita. Se potessimo mettere la lettera maiuscola a questa parola, avvenimento, la scriveremmo con la maiuscola, e restituendole tra l'altro tutta la sua pregnanza semantica, ciò che doveva accadere e che mi è accaduto e che non riesco più a dimenticare, anche se le convenzioni della vita, avete sentito la testimonianza, me lo rendono impossibile. E ancora un'altra sottolineatura in questa preziosa e rara confessione di poetica: scrivo anche per spirito agonistico. L'espressione potrebbe essere giudicata corrente, ma il partigiano Johnny è invece davvero un agon, è invece davvero un grande agone, e la parola agone in italiano, la parola greca antica agon, vuol dire contesa, vuol dire lotta, anche se ormai è entrata nel gergo sportivo, nel linguaggio quotidiano, con valori molto più semplici, ma era per gli antichi greci, per l'uomo greco antico, la lotta, l'agon, il duello, lo scontro, il misurarsi con l'altro da sé, che decideva spesso e volentieri il tutto e per tutto della vita. Il partigiano, e concludo, è anche un grande libro a livello stilistico, e questa, come sapete e come abbiamo anche cercato in altre conversazioni di sottolineare, la pietra di paragone della statura di un narratore. Là dove c'è uno stile, là quel libro resiste agli anni, e il partigiano compierà un giorno o l'altro i suoi 40 anni di vita, dal momento che il 1968 è la data dell'apparizione postuma. Lo stile di Fenoglio è uno stile particolarissimo, è uno stile di impasto, è uno stile misto tra il dialetto, naturalmente dobbiamo pensare al dialetto del nord, al dialetto delle Langhe, a una delle tante varianti dialettali del piemontese, come quella che lui stesso chiamava la parlata ambientale, e l'inglese, e ancora una volta cito una definizione di un amico e sostenitore, un grande scrittore, Italo Calvino, come lingua mentale. Parlata ambientale era stato Fenoglio stesso a proporla come sigla. Il dialetto come qualcosa che circoscrive un ambiente, che dà spazio e tempo ben connotati ad una esperienza. L'inglese come lingua mentale, e Calvino che lo scrive in una bellissima lettera ad un critico che gli chiedeva notizie di questo sconosciuto autore dei 23 giorni della città di Alba, e Calvino gli rispondeva: è un provinciale del Piemonte che ha l'inglese come lingua mentale. L'inglese come lingua mentale perché per Fenoglio l'inglese, in cui disse tra l'altro a più riprese d'aver scritto nella prima stesura molti dei suoi racconti che poi traduceva in italiano, l'inglese è la lingua della mente. L'inglese è, rispetto al dialetto che circoscrive spazio e tempo, invece la lingua della durata. L'inglese è la lingua eroica,
l'inglese di un immaginario narratore puritano, di un immaginario conterraneo e contemporaneo di Cromwell, è la lingua che dà all'epopea partigiana, alla moderna Iliade del partigiano Johnny, tutta la sua durata extraspaziale ed extratemporale. Ecco perché questo libro è davvero un grande libro. Perché pur raccontandoci una storia che sappiamo circoscritta e, diciamo pure, la verità remota per noi nel tempo, sono passati 60 anni all'incirca da quelle esperienze, è un qualcosa che in questo libro prende una durata extratemporale, e l'inglese, sia pure ovviamente mutuato e tradotto nell'italiano d'oggi, è la garanzia di questa durata. Esteriormente parlando, alcuni mi considerano un irregolare, o meglio l'irregolare. Altri mi definiscono gentleman writer, traduco io naturalmente, uno scrittore gentiluomo, è ancora una delle formule per sottolineare ad alto livello il dilettantismo presunto di Fenoglio. Considero la letteratura come lo strumento migliore che io abbia per giustificarmi. Mi costa una fatica tremenda e grave rinunce. Non scrivo certo per divertimento, ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce, tra virgolette, spensierata, chiuse virgolette, da una decina di penosi rifacimenti. Scrivo con un disperato impegno e una disperata fede. L'ultima riga che vi ho letto è scritta in inglese, ve l'ho all'improvviso tradotta. Scrivo with a deep distrust and a deeper faith. Mi piace chiudere con questa citazione, che è di pochi anni prima della precoce scomparsa di Fenoglio, la nostra conversazione di quest'oggi. Ma dal momento che dopo il partigiano Johnny sono usciti molti libri, tutti postumi ovviamente, di Fenoglio, è un caso unico nella letteratura italiana del secondo Novecento che, se volessimo paragonarlo ad un mosaico, viene composto da tante tessere che vanno a incastrarsi l'una nell'altra, ma non per volontà dell'autore, che essendo scomparso non può più far nulla in questo senso, ma per l'applicazione costante dei critici, che si fanno giustamente un dovere, un punto d'orgoglio di ridare ad un'opera la dovuta compiutezza. Vi invito, per vedere appunto l'elenco dei titoli successivi al partigiano Johnny, se volete poi in sede di lettura affrontarli privatamente, a fare ricorso al nostro ricchissimo sito Nettuno.it in internet, dove troverete intanto una bibliografia completa delle opere successive, ma anche molte indicazioni di studi che continuano incessanti, e molti, voglio precisarlo, in Inghilterra e oltreoceano, sulla sua opera.